Quando ho letto questo brano a un gruppo di ragazzi del catechismo, c'era uno un po' impestato, di quelli più allegri. Allora dice: vedi che Gesù mi sta simpatico, perché anche lui come me disobbedisce ai genitori. Ma comunque adesso volevo mettere in luce un'altra cosa. Gesù, 12 anni al Tempio, ma dopo è sceso a Nazareth. Quindi non è rimasto lì nel Tempio, ma è voluto scendere a Nazareth, a casa. E questa, guardate che è una scelta di Dio. Dio ha scelto per essere presente non solo il Tempio, ma anche la casa, anche la famiglia, perché a Nazareth era un paese qualunque dove c'era la sua casa, dove c'era la sua famiglia. Allora vedete che questa è una cosa importantissima. Dio non vuole essere presente solo qui, in questa chiesa, ma Dio vuole essere presente in tutte le famiglie, in tutte le case. Non gli interessa niente se è presente qua, se poi non è presente in tutte le case, in tutte le famiglie. Avete che compreso? È una scelta molto importante che c'è solo nella nostra religione, questa presenza di Dio dove viviamo noi. Però io mi chiedo, quante volte noi preti non abbiamo capito questo, perché facciamo tutto diverso. Noi facciamo tutto incentrato su qua, la nostra pastorale, la nostra parrocchia. Facciamo un esempio. Sono stato colpito molto quando un po' di tempo fa sono andato a visitare Colle Don Bosco, ero già andato, ma quella volta ho trovato un salesiano che parlava della mamma di Don Bosco, che si chiama Mamma Margherita. E mi ha colpito che questa mamma aveva quella fede, era quella persona che era, non così per caso, ma perché nella sua parrocchia da qualche anno si era fatto questa scelta di fare la formazione delle donne, si puntava sulle donne. E allora le donne si proponeva, la Rosario e l'Angelus quotidiano, la messa domenicale, gli si faceva un'istruzione per loro e una volta al mese facevano pure una cosa strana, l'esercizio della buona morte. Comunque, cosa avevano capito loro? Bisogna puntare sulle mamme e loro coinvolgeranno tutta la famiglia. È interessante, eh? L'avevano capito nel 1800. Se tu vuoi fare una pastorale che funzioni, devi puntare su tutta la famiglia. E allora sapete cosa è venuto fuori? È venuta fuori la mamma di Don Bosco. Per esempio mi colpisce di lei la sua serenità, il suo impegno tutti i giorni. Avevano niente, erano poverissimi. E lei diceva, siamo tutti nelle mani di Dio, se viviamo alla sua presenza non ci manca nulla. Al mattino, a mezzogiorno, alla sera, diceva l'Angelus, alla sera al Rosario, poi prendeva i bambini, si ricordava Don Bosco di quando era bambino, lo prendeva, lo portava in mezzo alla natura, avete presente quei bellissimi paesaggi attorno ai becchi, no? Quelle colline splendide. Guardate com'è bello, tutto questo lo ha fatto il Signore per noi, quanto ci vuole bene. E Giovannino si ricordava di questa frase, quanto ci vuole bene il Signore. Per quella cosa della mamma. E poi un'altra cosa che lo colpiva, passavano i mendicanti, i poveri, e lei che non aveva niente, gli dava sempre qualcosa, perché diceva, i poveri sono un dono di Dio. Ecco, se è venuta fuori uno come Mamma Margherita, uno come Don Bosco, è perché si è puntato sulla famiglia. Nel 1800 avevano capito questa cosa, noi non l'abbiamo ancora capito, facciamo tutto il catechismo ai bambini e non otteniamo niente. Avete visto, dobbiamo proprio cambiare mentalità. Puntare sugli adulti, puntare sulla famiglia intera. È inutile coinvolgere i bambini se non coinvolge la famiglia. Ma adesso andiamo più avanti nella riflessione. Non è che chi sceglie la famiglia non sceglie Dio. Guardate che un cristiano sceglie Dio e basta. C'è un solo amore per il cristiano, l'amore di Dio. Noi non dobbiamo dividere il cuore con nessun altro, noi dobbiamo amare solo Dio, se no che cristiani siamo. Solo che per te, ecco, diciamo che Dio abita anche nelle creature, è vero? Se Dio è nelle case, anche nelle persone. E allora per te, che sei chiamato a formare una famiglia, è volontà di Dio che tu trovi Dio soprattutto, per esempio, nel cuore di quella ragazza, di quel ragazzo, poi dei tuoi figli, soprattutto lì.
Ma è l'unico amore che... l'amore di Dio. Se non capiamo così, abbiamo capito niente della famiglia cristiana. Se pensiamo che, ah, tu ti hai fatto prete, hai scelto Dio, io ho scelto... Ma no, ma tu hai scelto Dio, hai fatto la stessa cosa, hai capito niente se dici così. Anche i preti tante volte mica scelgono Dio. Scelgono i soldi, scelgono la carriera, scelgono di comandare sugli altri. Quindi non è scontato. Ma il vero cristiano ha un solo amore, ha una sola scelta. Se sono innamorato di una persona, di Dio, poi Dio lo trovo, per esempio, io che sono sposato, non so se non io faccio l'esempio, lo trovo mia moglie e i miei bambini, prima di tutto lì, capito? Quindi convertitevi un po' se pensavate di non aver scelto Dio. Nella famiglia c'è l'immagine di come può essere una società rinnovata. Se la società fosse come la famiglia, la società cambierebbe. Non so se ci avete mai pensato. Perché nella famiglia ci si aiuta, nella famiglia ci si vuole bene, nella famiglia c'è una difficoltà di uno e la difficoltà di tutti, nella famiglia non si contano i soldi se è una vera famiglia, ma si dà a seconda delle necessità, è vero, se uno ha più bisogno si dà di più, se uno ha meno bisogno si dà di meno, mica faccio parte uguale tra i figli, che senso c'ha questa cosa, magari l'altro c'ha più bisogno, no? Per esempio il mio fratello c'ha due bambini e l'altro io ne sono nessuno, che senso c'è che facciamo in parte uguali, è vero? Non c'è nessun senso, capite? Nella famiglia si ragiona così, ecco, si ragionasse così anche nella società. Tante cose cambierebbero se cominciassimo a portare lo stile, la logica della famiglia anche nella società. Probabilmente cambierebbero tante cose. Un'ultima cosa che volevo dirvi, 5 comandamenti per i giovani che vogliono prepararsi a formare una famiglia. Primo, formarsi alla preghiera. Secondo, saper fare sacrifici. Terzo, saper sopportare le croci nella tua famiglia attuale. E poi diventerai capace a sopportarle anche nella quella che formerai. Quarto, formarti un carattere non orgoglioso. Non uno che si adira sempre, che si arrabbia. Quinto, imparare a saper dialogare, a saper ascoltare, a saper star zitto. E poi a voi genitori, fate sì che in mezzo a voi ci sia Gesù. Voi genitori, voi nonni. Che sia Lui l'educatore, che sia Lui il genitore. Perché se voi vi amate, fino a essere pronti a dar la vita, in mezzo a voi ci sarà Gesù. E allora i vostri figli, i vostri nipoti sentiranno, prima di sentire la vostra voce, sentiranno la voce di Dio, sentiranno la voce di Gesù. Allora sì che saranno educati veramente in modo splendido. Quindi utilizzate questo splendido educatore che è Gesù in mezzo a voi.